Bene, buonasera, ben arrivati. Questo è un ennesimo incontro di un tè con l'autore nel contesto della manifestazione del Metropolitan Book. Stasera, per una serie di circostanze, ci troviamo davvero quattro amici al bar, ma questo ci fa piacere. Con la promessa, e qua insomma la prendo in questo momento, di avere come ospite nuovamente Antonio Cannone durante la manifestazione del Metropolitan Book, che si terrà 21, 22 e 23 maggio. Bene, io saluto voi e saluto anche gli ospiti, saluto il mio compagno di viaggio in questa impresa che è iniziata a gennaio, lo scrittore Damiano Sofo, che presto ci farà una sorpresa, perché uscirà la sua seconda opera letteraria. Saluto lo scrittore, sociologo, giornalista Pino Rotta. Basta. Pino Rotta. E poi, non ultimo, ma forse insomma l'ospite più importante della serata, il giornalista e scrittore Antonio Cannone, che stasera ci presenterà, insieme a lui faremo un viaggio all'interno della sua ultima fatica letteraria, che porta un titolo particolare: Gli intrusi, fascino mortale. E questo già la dice tutta sul contenuto dell'opera. Che dire di Antonio Cannone? Lui ha al suo attivo una carriera giornalistica importante, perché è stato capo servizio delle pagine di cronaca, economia e politica del quotidiano regionale Il Domani della Calabria. Poi ha collaborato anche con Il Domani del Lunedì, che appunto ha firme prestigiose, tra le quali ricordiamo quella di Adele Cambria, che ci ha lasciato qualche tempo fa. E poi Cannone è anche autore e regista di numerose inchieste televisive, sociali e politiche sulle minoranze etniche calabresi, e questo è un tema che mi prende molto, sulle minoranze. Poi magari apriremo una piccola parentesi, perché mi prende da vicino. Perciò io direi di lasciare un attimo la parola a Damiano, che lui di solito non vuole mai parlare per primo. Prego. Allora, io intanto saluto i presenti e faccio i miei complimenti allo scrittore che stiamo ospitando questa sera. Abbiamo già parlato un po' con Antonio quando ci siamo incontrati fuori, ci siamo conosciuti. E diciamo che più che presentarvi l'opera, di questo poi magari ne parleremo nel corso della serata, io ho subito fatto una domanda ad Antonio: chi sono gli intrusi? Siamo noi? Siamo poco rappresentati? Siamo, come dire, una lobby silenziosa che non viene mai presa in considerazione? Ecco, io ripropongo adesso a Antonio questa domanda, che servirà secondo me a inquadrare l'argomento che è il contenuto del libro. Allora, bene, grazie. Intanto, vabbè, sono contento di essere qua a Reggio, perché ovviamente è la città che mi ha stampato il libro, nel senso che è la città dell'editore. Saluto Franco, in questo particolare momento gli sono appunto vicino insieme ad Antonella. Ringrazio perché appunto un anno e mezzo fa mi ha dato la possibilità di poter far uscire questo libro, che è, come dicevi tu prima, è un libro che parla di noi. Gli intrusi nasce proprio come, diciamo, come metafora. Nel libro, avendo fatto sceneggiatura cinematografica, amo molto, diciamo, scrivere da un punto di vista filmico, e quindi narra le vicende di questo narra le vicende nostre, diciamo, di noi umani, alle prese con i nuovi mezzi di comunicazione, che sono insomma Facebook, Twitter, internet in generale, tutti i mezzi che noi usiamo, che sicuramente più passa il tempo e più sono, come dire, incidono moltissimo nel nostro vissuto.
Il libro, dicevo, è una metafora per dire che alla fine ci passano tutti i giorni, tutti i momenti, tutti i secondi, direi, in questo momento mentre noi parliamo, basta andare insomma su un qualsiasi telefonino che noi abbiamo, ormai smartphone eccetera, per capire dove va il mondo, cosa sta facendo il mondo in questo momento. Noi in questo momento siamo magari qua a Reggio, siamo sul Corso Garibaldi a Reggio, in questo bellissimo posto, una bellissima città, e magari se ci colleghiamo in questo momento su Facebook vediamo l'ISIS, per dirne una, che sta almeno quello che ci fanno vedere, che sta facendo delle decapitazioni. Vediamo la mamma che mette la foto del compleanno del bambino. Vediamo Renzi che in diretta, adesso come sapete Facebook ha messo questa cosa della diretta, quindi noi abbiamo la possibilità proprio in questo momento di parlare al mondo da questo posto in cui ci troviamo, e ci passano delle immagini. Alcune di esse sicuramente sono gradevoli a vedere, alcune secondo me sono forse inventate, sono forzate, perché voglio dire, la frontiera che abbiamo di fronte, chi, dico io tra virgolette, governa, diciamo, il mondo, ci fa vedere quello che noi vogliamo vedere o che loro ci vogliono far vedere, quindi è quello che, ecco. E noi, io penso che la maggior parte dei cittadini del mondo, dei cittadini calabresi, quindi di tutti noi, sono degli intrusi, perché non possiamo effettivamente determinare i destini dell'umanità. Allora, nel libro, i destini dell'umanità, dal punto di vista, diciamo, della fantasia dell'autore, quindi fantastico, è governata da un'organizzazione mondiale che prende spunto da una invenzione, che è la pillola della lunga vita, la chiamo nel libro, perché il sogno dell'immortalità c'è sempre stato nell'uomo, no? Noi tendiamo a dire, oh boh, quindi ci sono tantissime come dire, parentesi che si potrebbero aprire in questo libro, l'incomunicabilità, la vita dopo la morte, chi siamo, insomma tutte le solite cose che un po' ci trasciniamo nella vita. Allora ho usato la metafora di questa organizzazione mondiale che vuole governare il mondo. Come lo fa, assoggettando i cittadini? Lo fa attraverso i mezzi che noi usiamo tutti i giorni, anche la stessa TV, i tablet, i telefonini eccetera, e quindi irradia questo, diciamo, ipotetico virus che colpisce il resto dell'umanità per salvaguardare un'organizzazione, diciamo, mondiale che vuole governare il mondo. Diciamo, questa è la metafora che ho usato, quindi per questo siamo intrusi da questo punto di vista. E si possono sicuramente aprire tantissime, ripeto, parentesi, perché poi nel libro c'è una coppia che è la protagonista, diciamo, della storia, e quindi che ancora fa all'amore, nel senso che già in un'epoca più o meno avanti, prima il collega che mi ha intervistato prima parlava di Orwell eccetera, ma infatti siamo diciamo un libro che si spinge, almeno questa è la mia ambizione, forse anche un pochino presuntuosa, diciamo, però si spinge in un'epoca che ancora deve arrivare, però ecco, oggi ci sono, diciamo, i bagliori, visti questi mezzi di cui parlavo prima. Benissimo, grazie Antonio. Tu hai già ampiamente anticipato molti dei contenuti e degli argomenti che sono presenti nel libro. Io vorrei farti adesso una domanda che riguarda il modo che tu hai scelto per descrivere, appunto, la tecnica che tu hai usato, che è molto scarna, quasi sterile nel senso positivo della parola. E perché questo? Perché noi siamo in trappola, è come se fossimo in trappola, non riusciamo nemmeno a scegliere le parole, a trovare la cultura, la parola è sempre stata la nostra via d'uscita. E hai scelto, cioè, ci ho visto bene, oppure sto dicendo così, una cosa così? No, vabbè, intanto io, avendo fatto, diciamo, come dicevo prima, sceneggiatura, questa, diciamo, forma mentis, se no di scrivere un po' le cose per scene, quindi di vederle, ma anche il linguaggio della sceneggiatura spesso è proprio un linguaggio tecnico scarno, se vuoi, e intorno però c'è comunque una storia, e anche perché io
sinceramente non amo tantissimo i libri in cui uno deve leggerli 2, 3, 4 volte per capire di che si tratta. Io credo che il linguaggio deve essere semplice, nel senso che uno deve dire qualcosa perché lo devono capire tutti. Questo libro è stato definito anche un libro pedagogico. A me mi chiamano nelle scuole perché vogliono che racconti queste cose ai ragazzi, ai più giovani, proprio perché, parlando di questo, diciamo, l'argomento è molto, diciamo, legato appunto ai social, e per capire, cioè è per far capire anche con un linguaggio accessibile a tutti, no? Per capire quello che è la storia stessa del libro. Quindi io ho usato sempre, diciamo, anche nei miei lavori precedenti, ho usato questo linguaggio. Nel mio primo libro, che si chiama L'anemone di Adone, che ha partecipato al premio Solinas nel 1991, era una sceneggiatura, è arrivato tra l'altro in finale al premio Piombino di Viareggio, vinto da Cerami quell'anno, che era lo sceneggiatore di Benigni. Il linguaggio è anche lì semplice, lì c'era la rimozione dell'idea della morte nell'uomo moderno, però era raccontata attraverso la storia di Adone, quindi il mito che ritorna in un fiore, incontra una donna, ma questa donna gli dice tantissime cose su quello che c'è nell'aldilà, insomma una cosa. È anche un'altra storia che si chiama Interno Mafia, Dio c'è, un'altra sceneggiatura, sempre un altro libro del 2000. Il linguaggio era sempre questo, dal punto di vista proprio della sceneggiatura, quindi filmico, un ragazzo di Calabria al quale rapiscono la fidanzata del nord, che si mette praticamente all'avventura, va dall'asilo all'Aspromonte per capire chi gli aveva sequestrato la fidanzata. Ecco, in un linguaggio semplice, per cui incontra tantissime persone, alla fine, insomma, le donne di una cosca, diciamo così, decidono di dare una mano al ragazzo, quindi di liberare quella ragazza, di fare. Quindi già, per esempio, in questo libro nel 99-2000 mettevo in risalto il ruolo della donna in chiave positiva nel nostro territorio, nella nostra realtà, eccetera. Ma il linguaggio è questo, cioè io cerco di avere questo linguaggio per far capire meglio, poi se ci riesco no, non lo so. Quindi la tua è una scelta voluta, appunto, per rendere accessibile i contenuti a tutti. Adesso io lascio la parola a Pino, e quindi poi mi farà piacere vedervi chiacchierare su questi argomenti. Grazie ad Antonio e grazie a tutti voi. Io, se mi consentite, mi riservo di spezzare il mio intervento, cioè nel senso vorrei fare un preambolo a questo intervento, perché noi abbiamo tantissima produzione letteraria e spesso, diciamo, abbiamo anche difficoltà a seguire queste produzioni. E scherzando, diciamo che ci sono più persone che scrivono di quelli che leggono, cioè forse, insomma, non è proprio così, ma insomma, cioè. Però, diciamo, nel prendere il libro, e devo dire la pura e semplice verità, ho accettato intanto perché il rapporto, diciamo, con Elisabetta è molto bello, poi c'era anche Damiano, e soprattutto perché casa editrice Città del Sole è anche la mia casa editrice, quindi, diciamo, fa duopo, diciamo, un occhio di attenzione. Poi, sfogliando il libro, ho scoperto alcune cose che spero facciano piacere anche ad Antonio, perché ho scoperto che con Antonio, pur essendoci conosciuti stasera, abbiamo percorso parallelamente un lungo cammino professionale assieme, nel senso che lui ha lavorato a 5 Stelle, in cui già lavorava Raffaele Gaetano, che è colui che ha scritto la prefazione di questo libro e che io ho avuto
il piacere di conoscere e di ancora ogni tanto sentire, soprattutto grazie ai social network che vincono le distanze. E lui ha lavorato al Domani e io sono diventato giornalista con il Domani, e, nel senso che ho fatto completato, diciamo, la mia iscrizione all'albo proprio grazie al Domani. E quindi abbiamo questo retroterra, ma abbiamo anche un po' la forma mentis, diciamo, giornalistica, anche se io non mi definisco un giornalista, perché io faccio tutt'altro mestiere, cioè cerco di occuparmi di sociologia. E i miei libri sono quasi tutti praticamente, tranne uno, sono ricerche sociologiche. E nell'intervento di Elisabetta c'è quindi Elisabetta ha centrato, diciamo, un po' lo stile, però secondo me l'ha centrato a metà, nel senso che la prima parte del libro è effettivamente, come l'ha descritto Elisabetta, molto con capitoli molto brevi, molto flash, molto molto immediati, ma anche molto, diciamo, accavallati, cioè passano, diciamo, da una scena all'altra, come si fa in una storyboard di un libro. Dopodiché la storia si sviluppa. Adesso io ti faccio una domanda, perché poi mi riservo di contestartelo il libro. No, di contestarlo, nel senso che io ho una visione diversa, diciamo, di ciò che accade nel mondo dei media e soprattutto dei social. La domanda che vorrei farti è che se tu, diciamo, scrivendo il libro, che ovviamente è un romanzo, quindi bisogna leggerlo come romanzo, quindi non certo come inchiesta giornalistica, no? Cioè, Antonio non sta descrivendo il mondo dei social, Antonio ha creato una storia attorno a questo mondo, quindi è un romanzo, tra l'altro è anche molto gradevole da leggere. E allora la domanda è questa, perché poi la nostra formazione ci influenza molto. Quanto, diciamo, la tua esperienza giornalistica ha tracciato, come devo dire, la trama del romanzo, e quanto invece il romanzo era già, diciamo, nella tua testa e sei riuscito a calarlo in questo mondo? Più questo, secondo me. Il romanzo era già nella mia... secondo me c'è poco da un punto di vista giornalistico proprio in quanto tale. Io, tra l'altro, prima di diventare giornalista scrivevo, cioè sono prima scrittore che giornalista professionista, poi diventato al Domani grazie a quelle anche... a quello che tu ricordavi prima, grazie a Domenico Morace, che è stato uno dei miei maestri. È una narrazione, quindi una storia, mi piaceva raccontarla così e mi è venuta fuori così. Cioè, io non pensavo, sinceramente, quando ho scritto questo libro, quando l'ho pensato, non pensavo che succede spesso, mi chiamano e mi dicono, anche nelle scuole, parliamo dei social perché tu hai scritto un libro di comunicazione social. Va bene, io vengo, mi fa piacere, parliamo, però non è che il libro è questo e vuole solo parlare di questo. Oggi sta prendendo questa piega, però lì c'è la storia d'amore di due persone che guardano il mondo, guardano quello che accade nel mondo, c'è l'incomunicabilità, c'è la politica, ci sono tantissime cose, ma non è che solo social. Però invece sta prendendo questa piega, che certe volte, non dico che mi dà fastidio, però mi chiamano solo per parlare ciò che io poi non è che sono un esperto, nel senso sono un giornalista, uno che fa comunicazione, però
non mi posso poi mettere tanto a discutere di socio, perché magari non sono, cioè non c'ho nemmeno la preparazione sufficiente, se non che deriva dal fatto che sono uno che utilizza anche i social e che quindi ha visto questo strumento come possibile, come dire, strumento, scusate il bisticcio, perché un'organizzazione nel libro, un'organizzazione possa impossessarsi del mondo attraverso un uso, insomma, diverso da quello che noi pensiamo. Ecco, però questo è insito nella storia, perché era un semplice racconto, no? Una narrazione. Okay. Grazie. Anche perché hai spiegato, insomma, che non è monotematico il libro, ma prende e tratta tantissimi argomenti. Ci sono Rudolf e Gilda, a proposito di questi, che in questo mondo completamente alienato e sembrano essere una sorta di Adamo ed Eva, e in loro c'è la speranza. Perché? Perché loro sono rimasti attaccati all'amore, all'amore anche carnale, che è quello che ci ricorda che siamo esseri viventi, che siamo in qualche modo legati anche alla divinità. C'è un, senza svelare naturalmente il finale, ma c'è un piccolo discorso che Rudolf fa a Gilda, che secondo me svela molto dei contenuti del libro di Antonio Cannone, e che svela anche molto di noi stessi in questa epoca che stiamo attraversando. Lo vorrei leggere. Allora, Rudolf precisa: no, non parlo di noi due. Parlo di quello che fanno gli uomini pur di fare, di arrivare, di essere considerati qualcuno. E spesso, anzi quasi sempre, senza riuscirci. Ecco perché quella gente parla di intrusi. Quella gente, cazzo, alzando il tono della voce, ha ragione. Ha ragione nel prendersi gioco di noi. E che gioco! Ci prendono la vita perché noi non ce ne abbiamo una vita. Siamo talmente idioti da non accorgercene nemmeno. Così da dare anche fastidio. E quando dai fastidio c'è sempre qualcuno che ha intenzione di eliminarti. Diamo fastidio con le nostre stupide proteste, con le nostre stupide rivendicazioni, le nostre stupide pretese che si fermano all'apparenza senza mai andare fino in fondo. Allora, c'è anche, hai fatto bene, diciamo, a fare questo passaggio, perché c'è anche una contestazione nel libro, che è quella del potere, che comunque, essendo, come dire, uno studioso anche di Pasolini, non solo, io ho fatto, come dicevo prima, sceneggiatura cinematografica, a me sono legato tantissimo al neorealismo, perché secondo me a Zavattini, eccetera, perché secondo me, insomma, quella è la parte più bella del nostro cinema. E a Pasolini anche, quando contesta il potere, quando contesta il consumismo, quando contesta la schiavitù. Oggi noi siamo schiavi di tantissime cose, perché l'ho detto in altre occasioni, cioè oggi siamo aggrappati al nuovo modello di iPhone, vediamo il 4, il 5, il 6, vediamo quando esce il 7. Ecco, allora è anche questo, ci diciamo, questo passaggio è un preludio a tutte queste cose qua, quindi è un libro in cui c'è anche, da questo punto di vista, c'è la contestazione, diciamo, al potere e all'uso, sempre che poi il potere fa di noi, perché ci, come dire, è alienante da un certo punto di vista, però proprio ci impone alcuni modelli. E quindi questo è un passaggio, mi hai fatto bene a leggerlo, perché poi, voglio dire, vengono fuori le cose. Cioè, vuoi aggiungere qualcosa, Pino, rispetto a questo? Sì. Allora, io mi riallaccio all'ultimo discorso che hai fatto, i potenti. In questo libro si traccia questa ipotesi in cui questi potenti annientano, o dovrebbero annientare, non svegliamo. Ma poi come sarebbe, come sarà il mondo senza l'umanità? Non l'umanità, solo con la razza eletta, come viene definita nel
perché voglio dire, fino adesso la storia ci insegna che c'è una razza dominante purtroppo, comunque delle lobby che dominano, ma che ha bisogno dell'esercito, della manovalanza, che è proprio, che sono gli intrusi. Perché adesso vogliono sterminarli, questi intrusi? Non servono più. È difficile rispondere a questa domanda perché poi il libro, insomma, finisce in un certo modo, ovviamente. Come diceva prima Elisabetta, c'è sempre la speranza che poi si può, diciamo, migliorare, si possono migliorare le cose, si può, come dire, si può migliorare il mondo. È difficile dirlo, nel senso che cioè, secondo me questa domanda che tu mi hai posto è una domanda, la risposta, diciamo, resta appesa, nel senso che potrebbe essere poi un sequel per capire dove va il mondo, però è veramente, è una cosa che potrà avvenire dopo, nel senso che in questo momento non c'è una risposta esatta. C'è di certo sempre, diciamo, il paradigma, o se vuoi, insomma, la metafora per dire che c'è qualcuno sopra di noi che ci vuole governare, ci vuole manovrare, e che magari spera, immagina che in maniera subdola, cinica, non so come definirla, immagina di poterlo fare e di poter conservare questo potere e quindi annientare gli altri. Che poi, voglio dire, cosa fa senza il resto del mondo? Questo resta il punto interrogativo. Beh, adesso se mi consenti io rubo pochi minuti, non di più, però per contestualizzare, diciamo, la mia contestazione, che non era nel senso della contestazione della tecnologia, ma proprio della contestazione delle conclusioni a cui tu arrivi nel libro. Allora, devo fare, diciamo, tre flash, diciamo, autobiografici. Tre dei miei libri sono incentrati sull'analisi geopolitica di quello che sarebbe avvenuto dagli anni 90 ad oggi. E a distanza di 10 anni io ho pubblicato un libro alla volta. Questo è l'ultimo libro che portammo a Torino, al Salone del Libro, e tra l'altro noi siamo intrappolati dal titolo, quindi questo hai ragione dal fatto che ti chiamano per parlare di intrusi. No? Cioè, io, siccome volevo parlare del potere, ne ho detto secco, potere. Allora, il problema qual è? Che a mio avviso, avendo fatto questo genere di analisi, partendo da prima che internet diventasse fenomeno di massa, e mi sono soffermato su due argomenti. Il primo è il mito dell'immortalità. Quindi quello che tu analizzi, io l'ho già analizzato nel senso classico del termine, cioè sono andato a recuperare le basi, se vuoi, psicanalitiche di questo mito. E da lì mi sono incentrato nell'analisi, diciamo, di questa società che stava per catapultarsi in un'epoca di globalizzazione, utilizzando gli scritti di quest'altro signore che è il massimo esperto di filosofia e di sociologia della comunicazione, che è Jürgen Habermas. E nel 2001, quando io pubblicai È un mondo complesso, ovviamente il libro è uscito, diciamo, 2 anni dopo, però gli intrusi erano già stati eliminati. Perché la globalizzazione aveva già operato attraverso non i social, ma attraverso i media, attraverso i network televisivi,
quella che noi chiamiamo oggi la narcotizzazione delle coscienze, e li aveva narcotizzati e aveva predisposto già le coscienze dell'Occidente, attenzione perché questo è l'altro punto che poi vorrei affrontare, dell'Occidente per accettare, per farci accettare che la globalizzazione era una cosa da applaudire, da accogliere con entusiasmo, perché ognuno avrebbe avuto la sua opportunità. E l'Occidente ci cascò, e ci cascarono anche gli altri paesi che non erano nell'Occidente, perché nell'Occidente c'era il mito dell'arricchimento facile. Negli anni Ottanta le speculazioni, soprattutto nel mercato asiatico, viaggiavano a ritmi di 100-140% di incremento di capitale l'anno. Cioè, oggi noi parliamo del 2-1%, 0,0. Allora, se tu investivi 10, a fine anno avevi 115-130. Quindi quei mercati che oggi sono la Cina, l'India, la Corea, soprattutto la Corea all'inizio, quei mercati si videro immediatamente attratti da questa cosa. No? L'Occidente non si è accorto di cosa stava accadendo, perché lo spostamento di capitali dal recinto classico del capitalismo, no? Che era l'Europa e gli Stati Uniti, ai paesi emergenti, ai nuovi paesi, quindi l'ex Unione Sovietica, la Cina, l'India e poi il Sud America, sostanzialmente ha impoverito l'Occidente. Perché soprattutto con la delocalizzazione delle fabbriche, quando non c'è più la fabbrica non c'è più il gettito fiscale, ha voglia che dice ti lamenti oggi per il debito pubblico. Il debito pubblico ce l'hai se vuoi mantenere un livello di vita, diciamo, dignitoso, però questi soldi prima c'erano, se non ci sono più. Il discorso sarebbe lunghissimo, invece lo chiudo, per dire che mentre noi siamo stati affascinati ed illusi dai media e poi abbiamo scoperto il mondo attraverso il social network, anche quelli filtrati, tutto quello che vuoi, però per esempio noi abbiamo un corrispondente che è un grandissimo fotoreporter di guerra, che è Nino Fezza, corrispondente soprattutto dai paesi, dalla Siria, che sono 7-8 anni che sta in Siria e che ci manda foto che io certe volte ho anche il pudore di pubblicare, di devastazione, di orrore incredibile. Quindi noi la situazione della Siria la conosciamo già attraverso i social, la conosciamo già da 6-7-8 anni, però fino a quando non abbiamo visto gli sbarchi sulle nostre coste non ce n'è fregata niente. E allora il problema che ti pongo è questo, cioè, fatta la premessa lunga e ti chiedo scusa, il problema che ti pongo è questo: gli intrusi, non credi che non siano la classe eletta dell'Occidente? Perché tutto sommato noi ancora possiamo starci dentro questa classe eletta, ma siano i tre quarti dell'umanità che ancora non hanno accesso né, diciamo, agli strumenti, tantomeno alla interazione, diciamo, che possa influenzare, perché noi possiamo influenzare, seppur con dei condizionamenti, li possiamo influenzare. Possiamo influenzare, ad esempio, una casa farmaceutica a non produrre più un prodotto, no? Poi magari lo cambiano nome, fanno la stessa cosa. Cioè, però, diciamo, cioè, noi abbiamo la possibilità, ma i tre quarti del mondo non ce l'ha. Quindi gli intrusi siamo noi tutti coloro che non hanno il potere dell'economia o il potere della gestione
dei media e dei social, o gli intrusi sono tutti quelli che sono destinati, come diceva Malthus, a scomparire o a far perire l'umanità? Sì, hai fatto questa analisi perfetta, diciamo, di quello che sono adesso, che è lo stato delle cose. Sì, devo dire che trovo questa tua domanda, ovviamente non lo dico perché insomma sono qua, però abbastanza completa e intelligente da un punto di vista proprio delle aspettative, perché diciamo che questo momento storico offre, diciamo, delle aspettative, anche se in un momento che è negativo, diciamo, per tante congetture mondiali, l'economia e tutto, insomma, quello che sappiamo. Ecco, chi sono gli intrusi, se sono i tre quarti, se sono noi che utilizziamo questi o sono... secondo me c'è una simbiosi. Io ti faccio questo esempio e quindi non so se la risposta è giusta. Ci sono gli sbarchi, tu prima parlavi di sbarchi, nella mia città a Lamezia ci sono tantissime comunità che si occupano di gestire, diciamo, queste persone che arrivano, come in altri luoghi. Queste persone che arrivano, tutti quanti, hanno lo smartphone, sono collegati, perché fa un po' specie vedere gente che arriva cioè da posti dove si muore di fame, dove non c'è il benessere che abbiamo noi, però c'hanno tutti l'iPhone, lo smartphone. Allora uno si dice, ma questi qua perché c'hanno queste cose? Quindi anche loro, diciamo, sono utilizzatori di questa... e quindi in questo momento proprio storico, mentre noi siamo qua e questi sono nelle comunità o stanno per arrivare con i gommoni, c'hanno lo smartphone, moltissimi di quelli. Quindi loro dicono perché devono poi localizzare la zona, devono capire dove sono. Però mi sono posto questa domanda, dico, ma questi perché hanno lo stesso smartphone che uso io o che usiamo noi, quando magari pagano 2.000-3.000 euro, poi finiscono, perché c'è tutti il loro avere, tutta la loro ricchezza la investono in questo modo, sapendo magari pure che possono rimanerci in fondo al mare. Allora questa è la domanda, e quindi questo probabilmente, cioè la tua analisi calza perfettamente, perché c'è una simbiosi, secondo me, e sia l'uno che l'altro, nel senso che noi abbiamo una nostra capacità critica per poter dire perché siamo intrusi, quindi perché osserviamo, perché possiamo comunque criticare il potere, quello che abbiamo, la politica, la classe politica, il governo, i sindacati, se ancora ci sono, ne parlavamo prima, o altre cose. Loro però forse anche dal loro punto di vista si possono ritenere intrusi in un mondo in cui loro sognano addirittura di arrivare e di trovare l'America, diciamo, come un tempo. Gli smartphone che loro usano, a parte il fatto che, diciamo, ti potrei dire che gli vengono dati appena sbarco per 100 euro, insomma, quindi ci sono smartphone, diciamo, che prendono, che hanno qui. Sì, ce l'hanno qui, però in quei luoghi lo smartphone non funziona. E non funziona perché c'è un controllo della rete, c'è un controllo in Libia, c'è un controllo soprattutto in Siria, dove città sono state rase al suolo, dove non ci sono. Aleppo non ha più speranze, 250.000 morti, no? E noi abbiamo aspettato di vedere i cadaveri sulle spiagge per intervenire, e ancora non siamo intervenuti. Però loro diventano fruitori, diciamo, dei social in un mondo libero, più o meno libero, insomma, no? Ma in quei posti non sono fruitori. In questo senso la mia domanda era se gli intrusi siamo noi o loro, perché noi comunque facciamo parte della classe dominante, anche se siamo, diciamo, succubi di un potere economico dentro ancora un sistema capitalistico, ma comunque noi siamo
rispetto al resto del mondo noi siamo parte dominante. No. Stiamo diventando sempre meno dominante in quanto se il nostro sistema, diciamo, decisionale è sempre più staccato dalla politica e è sempre più influenzato dall'economia. No, è appunto, diciamo che da questo punto di vista, io poi sì, voglio dire, ci sono due livelli, io naturalmente ho descritto, parlo del livello che meglio conosco, cioè che quello che è il nostro, quindi nel senso che siamo intrusi proprio perché poi non determina, se non attraverso poi il voto, diciamo, andiamo a votare, eccetera, perché poi ci scegliamo la classe politica, però questo, diciamo, è un altro aspetto. Però rispetto a, diciamo, alle linee guida più importanti che determinano i destini del mondo occidentale, perché io, essendo un occidentale, l'ho scritto dal mio punto di vista. Poi è chiaro che ho pensato a dove vivo io, all'Occidente, al mondo che mi ruota attorno. Quindi questo è qua. Il libro precedente l'ho sottotitolato, era Il mondo complesso, l'ho sottotitolato Analisi pianteologica dell'Occidente, proprio per poter fermarmi ad analizzare quello, perché poi il resto lo vedevo un po' più lontano, ma avevo bisogno di altri strumenti. Adesso io, prima di fare la prossima domanda, volevo sapere se vuoi intervenire per dire qualcosa, aggiungere qualcosa a quello che hanno detto fino adesso? Io ti rispondo con una fotografia, un flash. Io, essendo, diciamo, in Calabria, essendo nella casa, diciamo, tra l'altro voglio dire, anche metaforicamente siamo nella casa editrice di Tommaso Campanella, io ti chiedo se tu vivresti mai nella città ideale di Tommaso Campanella. Allora bisogna scegliere, cioè il potere, c'è una grandissima opera di Erich Fromm che è Fuga dalla libertà, Escape from Freedom. Allora bisogna sempre fare riferimento a quelle che sono le condizioni reali. Noi oggi siamo in queste condizioni perché per 20 anni, 25 anni ci siamo disinteressati di quello che accadeva delle nostre sorti, soprattutto economiche. E non a caso, voglio dire, cioè siamo stati abbagliati, no, dalle paillettes. E questa è oggi, credo, forse, diciamo, se Dabiano vuole, diciamo, aggiungere qualche cosa, perché io credo che questa sia, diciamo, poi la conclusione della di un sequel, cioè la conclusione di ciò che permetterà il sequel, no? Cioè per vedere cosa può riservarci lo sviluppo vero, perché adesso stiamo parlando di, diciamo, pochi milioni di fruitori, ma rispetto al mondo, alla Cina, l'India, la Corea, il Sud America, dove stanno esplodendo, e da qui a 10 anni noi avremo miliardi di fruitori. Sì, voglio aggiungere una breve considerazione su quello che ha detto Pino Leone. Ha messo il discorso che siamo noi gli intrusi o sono loro. Io credo che ci sia un po' lo stesso parallelismo sull'essere del sud o del nord. Ognuno di noi è intruso di qualche altro, o, come dire, noi saremo intrusi magari di una classe dominante che ci è più vicina, e ovviamente rispetto a quelli che vengono qui sui barconi e tutto il resto, ma anche forniti magari di smartphone, loro per loro sono intrusi, per noi non lo vogliamo ammettere, ma lo sono. Questa è la considerazione. Sì, lo si ammette, magari cerchiamo con le coscienze di dimenticarcene, però poi nei fatti li trattiamo da intrusi. Questo volevo aggiungere.
Quindi adesso io ti faccio un'altra domanda. Tu utilizzi la tecnologia che sostanzialmente ha migliorato la nostra vita, ci ha fatto passare dallo stato barbaro allo stato civile, però la utilizzi anche per distruggerla. Perché questa doppia, questa... Perché? Scusa, non ho capito bene. Allora, sì, ok. Quindi tu, utilizzi per distruggere appunto l'umanità la tecnologia, sì. Bene, che sostanzialmente ha migliorato le nostre vite, ci ha fatto passare dallo stato barbaro allo stato civile, ha fatto fare tutto quello che conosciamo. Perché fai questo? Perché, diciamo, ecco, è la trovata cinematografica, perché questo si presta bene, ecco, quindi perché dovevo inventarmi, tra virgolette, il modo. Quindi da un punto di vista, diciamo, proprio cinematografico, perché questo potrebbe anche essere un film, la trovata era quella appunto di trovare il mezzo, e il mezzo più idoneo, proprio perché è dei nostri giorni, dei nostri tempi, è la tecnologia, è l'uso che noi facciamo dei mezzi, perché... esatto, ci sono tantissime, diciamo, implicazioni, no, da questo punto di vista, tantissime assonanze, non so come dirle, e utilizzo questo semplicemente proprio per un fatto, diciamo, tra virgolette tecnico di scrittura, perché è ovviamente nello stesso tempo, perché è legato alla realtà, era l'unico mezzo. Ho detto come posso fare per spiegare questa cosa e per far capire che questo potrebbe essere un pericolo di portata mondiale, siccome tutto il mondo, anche gli intrusi quelli, anche in Cina, anche in Asia, anche in Sud America, dappertutto, comunque, anche se poveri o ricchi, adesso c'è un'uniformità, perché il cellulare ce l'hanno tutti, lo smartphone, tutti si collegano a Facebook, e quindi era il mezzo ideale. Però perdonami, perché adesso la domanda è urticante. Sì, perché a questo punto la domanda è: ma il progresso quindi è una grande illusione? No, ti posso fare vedere ti do un'altra. Ti rispondo. Allora, questa qui è la presidentessa. Sì. Si chiama Emma Ennaoui, è la presidentessa del movimento femminista tunisino, che è venuto fuori a seguito della rivoluzione dei gelsomini. E stanno combattendo nelle piazze per il diritto alla laicità e alla parità dei diritti delle donne, e lo stanno facendo attraverso i social network. Quindi non è sempre... Sì, no, volevo capire. Sì, sicuramente non la dobbiamo appunto condannare. La mia era una domanda provocatoria, perché sembra in questo libro, certo, ma sembra in questo libro appunto che il progresso, la tecnologia sia una grande illusione che da un momento all'altro possa invece attaccarci e distruggerci. Mentre tu, verso la fine, si ritrova quel... c'è un capitolo molto bello che tu intitoli "Voglia di semplicità". Quindi da quella complessità che ha portato il progresso, poi si ritorna al contatto umano che tu appunto descrivi tra gli ultimi capitoli. Sì, allora, per non, diciamo, per non andare più in là di alcune cose che abbiamo studiato tutti, cioè, voglio dire, non è che dobbiamo pensare al luddismo, poi a spegnere tutto, a distruggere tutto e a ripartire da capo, assolutamente no. Però ecco, voglia di semplicità, perché in fondo alla fine c'è questo, diciamo, atteggiamento di speranza, nel senso che c'è anche una parte in cui alcuni bambini giocano con un trenino di quelli che avevamo un tempo anche, no? Quindi c'è questo aspetto, nonostante tutte queste cose, la modernità, la tecnologia, c'è qualcuno ancora che ha trovato quasi un reperto archeologico, era, no, trovare un trenino e giocare. Ecco, l'aspetto, diciamo, che tu dici è quello di tornare alla semplicità, perché io dico, per esempio, dico a mio figlio, spesso mi dice: ma papà, tu hai scritto questa cosa sulla tecnologia, insomma, lui è sentito, è ancora piccolo, però, e poi viene da me e mi dice: devo fare una ricerca a scuola, perché fa la quinta elementare,
Andiamo su Google. Io dico, no, aspetta un attimo, vediamo se possiamo evitare di andare su Google, vediamo se c'è un libro che ci può dire, un'enciclopedia, ancora qualcosa di scritto per capire se possiamo trovare ancora lì qualcosa di originale, di per leggere, non necessariamente. Però ecco, con questo, Elisabetta, io non è che dico, perché io ho detto queste cose e qualcuno, non nelle cose che diceva lui prima, obiettava, ma sei contro la tecnologia, eccetera. No, è semplicemente per dire che è importante la tecnologia, però è anche importante mantenere ancora, diciamo, i rapporti umani, parlare, andare fuori per strada e giocare, no? Mandare fuori i bambini a giocare, che ne so. Ma no, oggi anche i bambini sono ormai presi stanno ore e ore al computer, insomma, al telefonino, eccetera. Ecco, quindi il capitolo sulla semplicità era soprattutto per dire queste cose, no? Sì, ma infatti io ti ho fatto proprio questa domanda affinché tu potessi chiarire la tua posizione nei confronti della tecnologia, che diventa un espediente in questo libro, però non bisogna comunque, appunto, correre il rischio di distruggere tutto. Noi, da intrusi, distruggiamo ulteriormente loro. Perciò, cioè, vuoi aggiungere qualcosa tu rispetto a questo? Diciamo, tu hai questa capacità, diciamo, hai delineato un quadro, diciamo, per certi versi apocalittico, riconducendo poi alcune situazioni alla normalità, quella che tutti noi comunque viviamo, eccetera. L'aspetto dell'incomunicabilità, in un'esplosione di strumenti che comunque ci consentono di metterci in contatto con il resto del mondo, per cui anche il reietto, cioè il telefonino, eccetera, non è ovviamente una contraddizione, ma perché lo è? Questo io ancora non l'ho capito perché. Sì, allora c'è naturalmente nel libro una parte sempre per quello schema che abbiamo detto prima, di passaggio di scena, eccetera, in cui si vede per esempio una famiglia dove il marito è su un telefonino, la moglie sul tablet, il figlio sull'altro tablet, ecco, l'incomunicabilità in questo senso. Paradossalmente, le cose che tu dicevi, il mondo è così piccolo ormai, perché proprio ci unisce questa rete mondiale, però io ci vedo paradossalmente anche un fatto di incomunicabilità. Quante volte ci capita di vedere delle scene? Cioè, io sono stato, per esempio, a New York nel 2009 con il Domani. Già all'epoca vedevo gente per strada dappertutto, cuffia e così, e si camminava così. Cioè è quello che sta accadendo oggi, e anche in casa succede questo. In casa c'è la moglie, il marito, il figlio, la figlia, che non si parlano. Ecco, l'aspetto dell'incomunicabilità era legato a questo fattore. Però se mi permetti, questo non è dovuto tanto al mezzo quanto alla situazione economica. Cioè la crisi toglie, oltre agli spazi fisici, toglie anche la possibilità di andarseli a trovare, gli spazi fisici. Io casualmente ho qui una copertina di Oppert, cioè, descrive una situazione che della prima crisi economica, diciamo, del secolo, no? Oppure oggi su Facebook come se fosse attualissima, no? Ma pochi sanno che è nato nel 1880, no? Cioè, la solitudine c'è sempre stata, e la solitudine ci sarà sempre nel momento in cui io non ho, diciamo, la possibilità di trovare lo spazio per comunicare con gli altri dal vivo. Cioè, serate come questa, no? Sono da benedire, ma dovrebbero essere molto più condivise, e dovrebbero esserci dei luoghi, diciamo, preposti per fare queste cose. Mentre noi ovviamente ringraziamo i nostri ospiti, no? Mentre noi andiamo a raccattare gli spazi. Cioè, mentre tu dici queste cose, subito mi scatta la molle, dico, ma è perché ci hanno portato in queste condizioni?
Quindi voglio dire, è come il gatto che si morde la coda, cioè voglio dire, parliamo, è vero, noi non ci troviamo gli spazi, non ce li creiamo, quindi ci rifugiamo, eccetera, ma è una cosa indotta che qualcuno ci ha manipolato il cervello. È questo il punto che torniamo. Io credo che sia un problema legato alla implosione dei centri storici. Tu sai benissimo che i centri storici hanno vissuto una espulsione delle attività produttive tradizionali, no? E allora è successo in un periodo talmente breve che la gente si è ritrovata in queste periferie, magari con l'appartamento bello, no? però sono luoghi alieni, luoghi atopici, no? La crisi ha aggravato queste condizioni. Sì, no, ma è quello che dicevo prima. Per strada, io vengo anche da un centro storico, abitato. Quando ero piccolo giocavo per strada, a pallone, giocavamo. Non c'era ragione, cioè, io non vedo più. No, i cortili ci sono, non ci sono i bambini. Ma ci sono le macchine. Lì. Ci sono le macchine, forse, però voglio dire, no, quindi. Io vorrei concludere questa cosa con una provocazione, come nel mio stile, perché domani quando io pubblicherò le foto di questa serata arriveranno i mi piace, come se la gente avesse partecipato, arriveranno sui social, perché questo noi siamo, noi partecipiamo virtualmente a tutto e ci rendiamo, esattamente, noi mettiamo un mi piace ad una foto, mettiamo un commento, è bellissimo, l'abbiamo sentito, abbiamo partecipato, abbiamo condiviso solo sui social. Solo virtualmente, mentre poi nella realtà c'è la solitudine di mettere i video. Va bene, Pino, vuoi aggiungere qualcosa? Tu? Sì, tu sei meraviglioso quando metti le foto. No, la cosa meravigliosa. Allora, la cosa meravigliosa. No. Ma la cosa meravigliosa invece è quando io metto un post, scrivo e poi magari mi confronto personalmente con una persona. Ah, ma tu hai saputo? Cioè, no, non ho saputo niente. Io mi hai messo mi piace. Perché io poi glielo faccio apposta. Cioè, ma come mi hai messo mi piace? Come hai fatto? No, è una cosa che mi capita spesso, no? Dice, no, ma come, io non ho saputo niente, ma sei messo mi piace. Bene, io direi che se non ci sono altri interventi possiamo chiudere qua la serata. Un tè con l'autore penso che ritornerà a settembre, oppure facciamo un tè freddo con l'autore in estate. E vi rimando, diciamo, al Metropolitan Book, che vuoi leggere qualcosa? Ah, ok. Che sarà il 21, 22 e 23 maggio. Grazie a tutti, grazie alla pasticceria Caridi che ci ha ospitato in questi mesi e grazie agli ospiti qua presenti, Damiano Sofo, Pino Rotta, Antonio Cannone, e grazie anche a me ogni tanto.